prima non ti ho chiesto un grande classico per l'Eva, come stai? Bene, bene. La domanda penso che sia stata rivolta da più persone, sì, più volte nella storia. No, benissimo, ora finalmente che ho trovato condizioni che posso giocare, dire che posso giocare, sto abbastanza bene, niente, sto aspettando che mister mi butta dentro. Anche dall'inizio? E decide lui, ma io sicuramente che sono pronto, posso dire che sono pronto. Senti, Leo, tu ormai ti conosciamo ormai da anni, cioè, se c'è una cosa che non ti manca mai è il servizio. In questo momento c'è bisogno forse anche di questo, no? Per scacciare un po' di paura, di essere ottimisti, diciamo. Sì, ma sento sempre tante cose negative, no? E però calcio è questo, ogni tanto vanno le cose bene e ogni tanto che si va in difficoltà. Però squadra, le ultime tre partite, diciamo, contro Napoli, contro Roma, hanno fatto due prestazioni buonissime, secondo me. Sicuramente erano difficili, perché contro queste squadre è molto difficile, ma contro Pescara abbiamo fatto un punto che tanti criticavano, che si poteva vincere, ma secondo me un punto molto importante per muovere questa classifica, che per noi era molto importante. Ora siamo a un punto che c'è partita importantissimo, tutti i sensi, e ci dobbiamo fare tutto per fare qualcosa importante. Senti, dopo il Colombo di Nese, l'Empoli aveva 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, oggi sono diventati 3. In quel momento lì ti saresti aspettato una rimonta? No, io ti dico, per me è una cosa normale, perché nel calcio succedono queste cose, che non si vince qualche partita e vai sotto, ma non possiamo guardare quello che è passato 5 settimane fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere concentrati su questa partita e dobbiamo fare una partita molto importante, positiva, e cercare di fare punti. Come hai vissuto però questo periodo da spettatore? Ma ho sofferto tantissimo, tantissimo veramente, perché guardare da fuori, ormai da anni che soffrivo e questi problemi, infortuni sempre, e ho sofferto tantissimo. Dopo tutto questo, che ho giocato abbastanza, ho iniziato a fare gol, è diventato ancora molto, molto più difficile, ma non, come ho detto prima, che non voglio proprio pensare più di delle cose negative, e dobbiamo fare qualcosa di importante, io con questa squadra e tutti insieme. La Fiorentina che tipo di avversario è? Cioè, lo classifichi al pari di Roma, Napoli, oppure, cioè, a livello di difficoltà, No, Fiorentina è una grande squadra, si sa che hanno qualità, hanno giocatori importanti, giocano benissimo, ma non lo vedo che qualcosa è impossibile contro Fiorentina. Secondo me, anzi, è tutto possibile. Noi facciamo una partita che per noi, per tutti gli empolesi, sarà sicuramente molto importante questa partita, anche per noi, sempre un derby, diciamo, e cerchiamo di fare il meglio possibile. Senti, a questo momento sei stato l'attaccante più prolifico. Ti sei dato una spiegazione, venendo da fuori magari ai tuoi compagni, su questa difficoltà a segnare, una motivazione? Sì, ma sicuramente, però è, come ho detto, è una cosa per noi una cosa normale, però dobbiamo cercare sempre il motivo perché sta succedendo tutto questo, per questo che sta lavorando mister, ci dà spiegazione perché succede, ma purtroppo è così, è una cosa normale, però noi non possiamo guardare indietro quello che è stato settimana scorsa, 2 settimane fa. Ci dobbiamo lavorare, secondo me abbiamo fatto una settimana molto importante e dobbiamo pensare sempre positivo di questa partita, che è molto importante, come le altre che sono avanti, non solo questo. Senti, sai di essere quasi curiosamente un po' un uomo derby, no? Sì.
Pazzesca. Perché c'è quell'immagine che continua a girare, soprattutto sui social, il tuo scontro con Porca Valero del derby di 2 anni fa. E... cos'era successo? Poi se ci siete ritornati quando l'hai trovato, non avete parlato, se era un episodio che comunque pensava anche ad essere chiarito. Questo per me, per lui sicuramente è una cosa normale, perché in campo succedono tante cose, tipo che ci andiamo scontro perché si parla di qualcosa tipo male, ma una cosa normale. Però questo è diventato questa immagine per i tifosi, non per me. Per me è stata una partita normale, sicuramente era una partita tesa perché si giocava un derby e sicuramente ero un pochino più nervoso possibile. Anche lui era qualcosa mi aveva detto, se no non avevo reagito sicuramente. Però anche sì, per Zielinski infatti, perché Zielinski aveva dato una botta al centrocampo, ha rincorso lui, siamo messi a dividere, è successo tutto questo. Ma una cosa normale, no? Perché... io penso che succedono, possibile che succeda qualsiasi partita, no? Però non mi ricordo più di questa immagine, però sicuramente ai tifosi è rimasto proprio questa foto, che lo vedo ogni giorno, quando arriviamo vicino a partita contro la Fiorentina, vedo sempre. Ho detto, un po' un'immagine del derby. Sì, sì, sì. Senti, ai tifosi che diciamo... l'ultima partita su Pescara hanno un po' fischiato in fondo, sì. E anche partita. Cosa diciamo vuoi dire a loro in particolare? No, sicuramente io ci capisco di loro, perché hanno vissuto 4 anni proprio bellissimi, perché si giocava bene, si vinceva facile, si divertivano, ma come ho detto anche l'anno scorso ci sono stati momenti tipo che hanno iniziato a fischiare, ci sta, perché loro vogliono divertire, venire in campo allo stadio e divertirci, no? Perché si divertono, perché calcio è divertimento per tutti, però ci sta, no? Per come ho detto, Siamo un periodo che diciamo che è negativo, che però era molto importante, questo un punto. Io ero dispiaciuto guardare da fuori, che vedevo alla fine di 20, che mancava 20 minuti, 30 minuti, qualcuno fischiava. Per me era una cosa strana, ma ci capisco anche di loro, perché vogliono vincere e pensano che siamo in una zona molto pericolosa, ci sta, ma però secondo me devono stare tranquilli, devono stare con noi e noi facciamo tutto per loro, sicuramente, perché è impossibile mancanza di rispetto a loro, perché per noi è una cosa più importante stare con noi vicino a loro e noi facciamo tutto per loro. Maccarone l'altro giorno in conferenza ha detto che alla Fiorentina toglierebbe Saponara perché ha sempre paura del gol dell'ex. Tu che toglieresti? Ma non lo so, sicuramente, perché Sapo è un giocatore molto, 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 molto forte, qualità, c'ha tutto. Ma c'hanno anche altri giocatori forti, forti. Però secondo me Macca ha detto una cosa... che è giusta, perché lui ci conosce, i nostri difensori, i nostri centrocampisti, sarà molto più pericoloso degli altri che ci sono. Senti, torno sui tifosi, perché insomma parlavamo di questi fischi, però sì. C'è stato anche domenica un boato quando sei entrato. Sì, infatti, per questo sì, ma l'hai sentito? Sì, sicuramente, come ho detto sempre, ogni intervista che ringrazio i tifosi, perché a me proprio mi fanno sempre tifo, proprio lo sento ogni volta che entro, sento che stanno proprio vicino a me. E infatti per questo che dico, io e tutti noi, tutta la squadra, facciamo tutto per fare meglio possibile, no? E ci sta, anche io capisco anche quei fischi che hanno fischiato, ma spero che facciamo qualche risultato e torna tutto in normalità. L'ultima curiosità, ti senti un po' colpevole di questa situazione? Che sei uscito con la squadra e andava benissimo. E poi nelle 7 partite in cui non hai mancato non arriva a 0. Sì, no? Colpevole mi sento anche se ero dentro, ma sicuramente che... ti dico, anche quando giocavo potevo fare sempre dare meglio, fare qualcosa un pochino di più,
Ma non penso che è successo tutto, questi sconfitti che sono arrivati era colpa mia e non ci sono stato io. E qualcosa non andava e dobbiamo lavorare per far ritornare tutto come andava prima, tipo 8 giornate fa, 7 giornate fa.